È stata chiusa per un mese la discoteca Elisée di Trento, uno dei riferimenti dei giovani trentini. Il ritiro della licenza da parte del questore dopo l'accoltellamento di sabato, spostata in Bondone la programma da festa universitaria di oggi. I particolari da Stella Antonucci. Un crescendo di episodi di violenza avvenuti nei primi 2 mesi di quest'anno sia all'interno che all'esterno della discoteca Elisée a Trento Nord. È con questa motivazione che la Questura di Trento ha notificato al gestore la sospensione della licenza per 30 giorni, dunque locale di fatto chiuso per un mese, con un primo effetto immediato. La festa universitaria prenotata da tempo per questa sera non ci sarà, è stata spostata altrove in Bondone. Al gestore si contesta la cosiddetta responsabilità oggettiva, in quanto il disco club Elisée è diventato, così dice la questura, luogo di risse, liti e spaccio di sostanze stupefacenti e dunque un posto pericoloso per la collettività. L'ultimo grave episodio è avvenuto nel fine settimana, alle 2:30 della notte, tra sabato e domenica, quando un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato al culmine di una lite violenta. Il gestore respinge ogni addebito e si difende sottolineando che da tempo il locale cerca di contenere l'accesso di persone che possono creare problemi.